Siamo nati. La morte dell'anziano marito e la crescente consapevolezza di quanto sarebbe diventata povera la sua nuova vita insegnavano a Lauretta a considerare come lussi le cose che le erano apparse essenziali. Intanto intuiva che proprio questa mancanza doveva imparare dalla morte del marito. All'inizio, a chi per consolarla diceva «Siamo nati per morire», rispondeva con un sorriso cattivo. «Sì, piagnucola pure, così, a forza di piagnucolare, ti addormenterai». Poi si rese conto che non era il sorriso cattivo che la morte del marito le doveva insegnare, ma la possibilità di comprendere una maggiore realtà. Lo capì una notte, dopo un mese che il marito era morto. La colpì una vibrazione, una scossa, che la mise a sedere sul letto. Era estate e dormiva quasi nuda. Un bagliore avvolgeva i suoi piedi, che il marito le baciava spesso con amore. Non ebbe paura, la sua mente si lacerò nella certezza che era il marito trapassato da poco.